Un breve saluto al Ministro dell'Interno, alla Ministra dell'Istruzione e Università, al Presidente della Regione, al Sindaco di Rende, al Sindaco di Cosenza, alla Presidente della Commissione Antimafia, alle altre autorità, a tutti i presenti. E un saluto particolarmente intenso a questo Ateneo, al corpo docente, agli studenti, al personale tecnico e amministrativo. Ringrazio il Rettore per l'invito ad essere qui questa mattina e per la possibilità di rivolgervi un saluto in quest'aula intestata a Nino Andreatta. Pensavo a lui mentre poc'anzi il professor Leone ci ha regalato questa splendida riflessione. Una delle persone di maggiore intelligenza che abbia conosciuto. E la sua lezione, professore, ci ha in realtà sottolineato l'importanza dell'intelligenza umana, di cui quella artificiale è semplicemente un'applicazione. La vittoria in quella partita a scacchi contro Kasparov non è del computer, ma di chi lo ha programmato. E la sua lezione ci ha riportato anche alla consapevolezza crescente, per fortuna nuovamente in questa stagione, della unicità del sapere, non soltanto perché i mezzi moderni, nuovi, pervadono ogni settore, dalla medicina all'economia, alla dimensione sociale, a quella domestica, ma perché in realtà quella forma di intelligenza, quella sua applicazione è inevitabilmente l'effetto di una combinazione di cultura e di scienze tra filosofia, matematica, logica, in realtà fa l'intero comparto complesso di scienze, come sanno ben i rettori presenti, che saluto con molta cordialità. Anche in questo Andreatta era emblematico, perché aveva una propensione eclettica, complessiva di approccio nei confronti della cultura. E la sua intuizione, il suo impegno per questa università è rappresentativo di questa apertura mentale di cui vi è bisogno. Era un uomo del nord, Andreatta, di Trento. Ha svolto la sua attività accademica prevalentemente a Bologna, ma era impegnato e si è impegnato attivamente e in concreto per far sorgere questo Ateneo, che ha una quantità di connotazioni particolarmente rilevanti, innovativi ed emblematici, anche la sua struttura. E tra questi elementi vorrei riprendere e sottolineare la presenza di tanti studenti di altri paesi. Lo studente internazionale che ha parlato poc'anzi e che viene da una città come Aleppo, che è uno dei punti più alti della storia della civiltà umana, un esempio di convivenza, che è un segno deprimente di questi tempi, di come sia potuto diventare vittima di intolleranza e violenza. Ma questa università ha appunto molti elementi caratteristici particolarmente significativi e importanti. Naturalmente non tutto funziona a perfezione, vi sono problemi ed è bene ricordare che la crisi economica di questi anni ha segnato la nostra convivenza, particolarmente nel meridione, e ha creato problemi anche agli Atenei in tutta Italia, particolarmente nel meridione naturalmente. E quindi è bene anche indicarne con chiarezza carenze, lacune, esigenze per poter affrontare, per poter risolvere, ovviare alle prime e soddisfare le esigenze che vi sono. È bene sempre, credo, mantenere attenzione anche sull'altro versante, quello dei risultati conseguiti, quello di quel che rappresenta questo Ateneo.
il nostro paese complessivamente e il suo meridione, che ne è una componente essenziale e decisiva per la ripresa, il progresso e la crescita, ha una quantità di energie che qui vediamo in questo territorio, come in tutto il meridione, ma anche in tanti territori del settentrione del nostro paese, manifestato dai tanti giovani che sono preparati, hanno studiato e non trovano lavoro e occupazione. E il nostro paese ha bisogno, particolarmente in queste zone, di catalizzatori per suscitare sbocchi, esiti positivi a questa ricchezza umana che vive all'interno. Uno di questi catalizzatori è l'università, è la cultura che può, da cui deriva non soltanto la spinta, la preparazione, le capacità, l'affinamento delle attitudini per impegnarsi nella vita sociale, deriva anche una grande concezione rigorosa di legalità, che è quella che dalla cultura deriva, e deriva anche la possibilità di immaginare, progettare, suggerire indicazioni di comportamento anche generali alle istituzioni. Io vorrei, la tecnologia, io non voglio dilungarmi, non voglio parlare a lungo, non voglio aggiungere altro. Quel che mi premeva e mi preme sottolineare con un augurio molto intenso, molto forte, agli studenti di questo Ateneo, ai suoi docenti, a quella componente importante che è costituita dai tecnici amministrativi dell'Ateneo, rivolgo all'Ateneo un grande augurio, un apprezzamento per il ruolo che svolge in questo territorio e che svolge nel nostro Paese. Un augurio, un ringraziamento per quanto viene fatto, con la convinzione che dal tessuto di cultura del nostro Paese, in cui questo Ateneo è ampiamente ben collocato, deriva al nostro Paese la prospettiva per una crescita, una ripresa, un futuro migliore. Auguri, grazie.